Un tema che ha purtroppo tenuto banco nelle cronache nazionali quest'estate, la strage, la tragedia di Brandizzo, un tema che ha riportato drammaticamente d'attualità la sicurezza e l'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sì, purtroppo Brandizzo è l'ultimo episodio di una serie, anzi, a dirla tutta, ci sono stati altri episodi dopo la strage di Brandizzo, perché qualche giorno dopo è morto un altro operaio, c'è stato un altro brutto infortunio a Torino. Ci sono state un'altra serie di episodi in tutta la penisola e una strage continua che ha, somma negli ultimi 20 anni, 20.000 morti, quindi una strage silenziosa ovviamente su tutto il panorama nazionale. È legata al fatto che sulla sicurezza c'è un problema culturale che riguarda tutti, proprio tutto il mondo produttivo. Non c'è la percezione che la sicurezza sia un valore, anzi molte volte viene visto come un intralcio a produrre, e in queste condizioni queste tragedie diventano un fatto che indigna nel momento in cui accadono, ma poi viene nella sostanza accettato come costo, e non è possibile una cosa del genere, inaccettabile. Noi come CGIL abbiamo, nei mesi passati, abbiamo avviato una campagna regionale in cui abbiamo individuato territorio per territorio delle situazioni secondo noi a rischio. Abbiamo fatto degli esposti agli organismi competenti, quindi agli spresa territoriali di competenza, segnalando appunto situazioni in aziende che immaginavamo che potessero avere dei problemi sulla sicurezza. Stiamo ottenendo delle risposte. In provincia di Cuneo, tra gli esposti che abbiamo presentato e avanzato, ce n'è uno che riguarda il tunnel di Tenda, dove stanno lavorando, come sapete, alla costruzione dei trafori con tutte le difficoltà che conosciamo. Fatto vuole che lo Spresa in quel caso ci abbia risposto dicendo che la sicurezza del cantiere era assolutamente garantita. Dopo 10 giorni c'è stato un infortunio grave che ha coinvolto una persona che, anche solo per una questione, diciamo, fortunatamente in quel caso di destino, non si è tramutata in una tragedia. Questo per dire cosa? Che quello che si diceva in precedenza, non c'è sufficiente attenzione al problema, il fattore economico vince sulla persona, e quindi da quel punto di vista tutto è accettabile se c'è il profitto. La logica degli appalti, dei subappalti nelle grandi opere non solo procura il fatto che si riducano sempre di più invece le misure di sicurezza, perché bisogna diminuire i costi, e quello che è successo a Brandizzo ne è un esempio plastico, e poi mancano i controlli. In questo territorio l'ispettorato del lavoro funziona bene, purtroppo ci sono pochi addetti che si devono occupare di tutto, di ogni cosa.